incontri di quest'anno finora hanno riguardato soprattutto le possibili forme di una presenza in rete per la pastorale attraverso i social network, il cosiddetto Web 2.0, uno stile comunicativo di tipo Web 2.0. Ma non dimentichiamoci che non c'è una presenza in rete da parte delle realtà pastorali, delle parrocchie, degli istituti religiosi, delle associazioni che possa esaurirsi nei social network. E negli incontri ci siamo, dei mesi scorsi, ci siamo chiesti come possiamo realizzare una pagina Facebook della parrocchia, come gestire al meglio la presenza anche su Twitter. E come animare anche i contatti con un gruppo dell'oratorio attraverso Facebook, o anche come utilizzare il rapporto con i ragazzi WhatsApp. Ma non dobbiamo dimenticare che molte richieste, come associazione Web Cattolici e anche come servizio informatico CEI, le riceviamo da parte di parrocchie, di istituti religiosi, di associazioni e non ultima. 2 o 3 giorni fa mi è arrivata una richiesta densa di attesa da parte dell'associazione genitori su come poter procedere in maniera efficace per realizzare un sito internet, un classico sito web, perché il sito web non è una modalità di comunicazione superata, tutt'altro. Il sito web rappresenta un punto di riferimento fondamentale per una presenza in rete che abbia anche una finalità pastorale. Per questo motivo, quindi stasera vogliamo concentrarci su un piccolo vademecum, una proposta di cammino, di percorso, una proposta operativa per le parrocchie, per eventualmente anche per gli istituti religiosi, per le associazioni. In questo momento la proposta è pronta per essere utilizzata per siti parrocchiali, ma può rapidamente diventarlo anche per istituti religiosi, per associazioni, per gruppi, per realizzare in maniera semplice, possiamo dire con pochi clic, un sito parrocchiale. Tutte le parrocchie devono essere messe, questo è l'intento della nostra proposta, della proposta nuova che stasera proviamo a discutere insieme a voi. Devono essere messe nella condizione di gestire, di realizzare, di curare al meglio un sito web che risulti efficace, che risulti curato nei contenuti, ma anche nella forma di comunicazione. L'altra domanda alla quale cercheremo di rispondere attraverso la proposta di un servizio e come essere da parte della parrocchia presenti, facilmente reperibili, facilmente individuabili con alcuni dati fondamentali, come può essere l'orario delle messe. L'orario delle messe può essere presente nel sito web parrocchiale, ma può essere raggiunto e può essere consultato efficacemente anche attraverso da mobile, attraverso un'applicazione specifica, un'applicazione specifica che prende il nome di Parrocchie Map, parrocchiemap.it, un annuario atlante delle parrocchie italiane che può essere curato da ciascuna parrocchia per quanto riguarda i propri dati, i dati fondamentali, i dati di interesse artistico, ma anche gli orari delle messe. E questi dati possono confluire contemporaneamente sia nel sito web parrocchiale, sia nel sito web diocesano, e sia anche in un portale nazionale, parrocchiemap.it, e da questo sito a sua volta essere reindirizzati su altri portali come Corriere.it o altri luoghi di diffusione. Non dimentichiamo che lo scopo anche di tutto questo lavoro di comunicazione e di divulgazione di questi dati può essere quello anche di essere facilmente reperibili anche da Google.it, un utente che scriva il nome di una certa parrocchia su google.it che agevolmente e immediatamente possa essere indirizzato sulle informazioni fondamentali che riguardano la vita della parrocchia.
Altra domanda alla quale insieme cercheremo di trovare una risposta è come fare per utilizzare dei mezzi tradizionali come può essere la mail attraverso una mailing list o come possono essere gli SMS per comunicare in maniera economica con gruppi di parrocchiani, con gruppi di catechisti, con gruppi di ragazzi dell'oratorio. Quindi, come vedete, le forme di comunicazione sono tante, non ci sono solo i social network, e queste forme di comunicazione un po' tradizionali, se così vogliamo dire, comunque vanno utilizzate tenendo conto di questa nuova dimensione dei social network. Bene, allora la proposta che stasera andremo a vedere, come direi come la novità principale dei servizi di questa sera, si chiama P-Web. È un servizio, un sistema, possiamo dire, che intende agevolare la realizzazione e la cura di un sito internet parrocchiale o eventualmente associativo o eventualmente di un istituto religioso, che è basato su WordPress, uno strumento diffusissimo, quindi da parte della parrocchia anche molto facile trovare persone, giovani, volontari che possano aiutarla nel curare in modo avanzato questo sito parrocchiale utilizzando il P-Web. Il servizio è promosso dal servizio informatico della CEI e la proposta si rivolge alle singole parrocchie, si rivolge alle diocesi per le loro parrocchie e in particolare l'assistenza, oltre che la realizzazione tecnica, è affidata alle società SID e IDS Unitelm, che sono società che si occupano di diversi servizi rivolti al mondo ecclesiale. Cito tra tutti l'app della Bibbia Testo CEI per tablet, oppure il SIPA, il programma storico, possiamo dire, ormai più che ventennale, per la gestione parrocchiale, utilizzato da diverse migliaia di parrocchie in tutta Italia, oppure servizi rivolti al consorzio degli ordini religiosi denominato PCN. Quindi il P-Web la proposta di un servizio, di una piattaforma tecnologica attraverso la quale con pochi clic una parrocchia può realizzare il suo sito, ma al contempo vuole essere la proposta di una community, una sorta di un po' sulla falsariga di una community open source dove ciascun aderente a questa community, a questo servizio, può essere al contempo un utilizzatore del servizio, nel senso che lo adotta e lo utilizza per realizzare agevolmente il sito parrocchiale, e nello stesso tempo però un contributore, nel senso che può a sua volta realizzare dei nuovi modelli, può realizzare dei nuovi layout, delle nuove applicazioni che poi vanno ad arricchire il servizio stesso, questo a beneficio di tutti. Quindi si instaura una dinamica di fruizione di un servizio, ma anche di contributo a migliorare il servizio stesso. Questo è reso possibile sia dall'adozione dell'ambiente WordPress, un ambiente che è predisposto proprio per questa apertura all'utilizzo e anche al contributo da parte di tutti, e sia, direi, raccomandato anche da uno stile propriamente ecclesiale, ci auguriamo, cioè nel quale è anche molto bello e direi idealmente entusiasmante questa idea che ciascuno possa beneficiare del contributo degli altri, a sua volta dare un aiuto a tutti gli altri. Quindi a questo punto direi che andiamo a vedere molto praticamente come si presenta il servizio P-Web, e come attualmente ha preso forma, come potrebbe, attraverso le domande che anche noi faremo, come potrebbe diventare in futuro, e ce lo mostrerà anche molto concretamente l'esperto, l'ospite, che occuperà gran parte del tempo dell'incontro di questa sera, e che è Francesco Micali.